Amici, amici appassionati di moto e di moto mondiale, bentornati a un'altra diretta di Moto.it, prima giornata di test in Malesia e andiamo subito a Sepang da Manuel Manolo Pessino. Manuel, buongiorno, buonasera, buonanotte. Buonanotte, buonasera a chi de Sepang finalmente ha cominciato la verità, la realtà. Sì, e ancora, aspetta, che sai che io dico sempre che i test invernali sono come il calcio d'agosto. In agosto vince la Juve, naturalmente l'Inter, il Milan, il Bologna, vincono tutte vincono lo scudetto, alla fine lo scudetto lo vince sempre la Juve o l'Inter, quindi questo per un tifoso del Milan è duro dirlo. È un disastro. Ecco, benissimo, come sempre Fabrizio Pratelli in regia, grazie Fabrizio, saluto tutti quelli che si sono già collegati. Allora Manolo, intanto un successo strepitoso, un sacco di complimenti a te, che non capisco perché non li facciano a me, li fanno tutti a te. Lo sai perché? Perché come io non parlo italiano, loro non... pensano che dico cose interessanti. Allora Manolo, prima di andare a leggere la classifica, volevo da te una fotografia della giornata. Fai conto di avere un minuto di tempo e fai la fotografia della giornata. Sì. La fotografia della giornata, dopo di un giorno, ok? Dopo di un giorno, sono due case che stanno in una situazione meglio che quella del fine dell'anno scorso. Due case, chiaramente meglio. Sono altre due case che stanno più o meno dove c'erano l'anno scorso. Una che ha migliorato un po'. Non se cosa dirti della KTM, sinceramente. Oggi io ti devo il report della KTM perché non ho avuto tempo di parlare con loro. Domani io prometto che parleremo a fondo della KTM. Ma il miglioramento o la differenza chiara è la Honda e l'Aprilia. Okay. Quelli che stanno allo stesso livello è la Yamaha e la Ducati. Io non dico che il livello sia alto o basso, ma se stanno allo stesso livello dell'anno scorso. E la Suzuki è interessantissimo, parliamo dopo, è una moto che ha dato un step avanti. Okay. E con la stessa moto ha dato un step avanti. Ok, allora chiedo a Fabrizio se può mettere in sovraimpressione la classifica di oggi, classifica che io vado a recuperare perché ormai non vedo più niente, quindi quella non la vedo. Allora, eccola qua, davanti a tutti c'è Aleix Espargaró con l'Aprilia, 1.58.371, 13 millesimi più veloce del compagno di squadra Maverick Viñales. Al terzo posto Alex Rins, staccato di 100 millesimi, quindi di un decimo. Quindi Enea Bastianini, velocissimo per tutta la giornata, 1.58.638 a 267 millesimi. Zarco quinto, Zarco tra l'altro staccato di 575 millesimi. Zarco sono sicuro che inizia nuovamente a lavorare con Jean-Michel Bail, quindi Jean-Michel Bail, giusto Manolo? Sì, correttissimo, bravo. Ecco, esatto, allora Jean-Michel Bail sarà a fianco sarà il coach di Johan Zarco. Fabio Quartararo, il campione del mondo, con la prima Yamaha 1.59.002 a 631 millesimi, quindi abbiamo Mir settimo, Marc Márquez ottavo, 1.59.287, Márquez è caduto due volte, proprio dietro di lui c'è Paul Espargaró, il compagno di squadra, staccato di soli 66 millesimi da Marc. Quindi Marco Bezzecchi decimo, bravo Marco, ha naturalmente montato le gomme morbide nel finale. Crutchlow, che secondo me è una sorpresa vederlo all'undicesimo posto a 1.187, quindi Nakagami, Raul Fernandez, Brad Binder, Alex Márquez, Miguel Oliveira, anche lui è caduto, come anche Binder. Olga Martin 17esimo, 18esimo Luca Marini, 19esimo Bagnaia, 20esimo Di Gian Antonio, 21esimo Morbidelli, 23esimo Dovizioso. Questa è la classifica, di oggi. Allora, partiamo naturalmente dall'Aprilia. L'Aprilia, vederla al primo e al secondo posto, non è una sorpresa per me.
perché? Per due motivi, perché l'Aprilia è sempre andata molto forte a Sepang e poi perché l'Aprilia ha provato nei tre giorni precedenti, anzi addirittura ha provato un quarto giorno solo con Vignales e Savadori, insomma, quindi era decisamente più avanti sia come preparazione della moto sia come preparazione dei piloti. Mauro ti chiede, Manuel, pensi ancora come stamane gli ottimi tempi Aprilia siano dovuti più al fatto che rispetto agli altri piloti Alex e Maverick hanno già girato nei giorni scorsi? Allora, ho risposto io, a te la risposta e dici cosa sì, pensi. Io suscrivo quello che hai detto. Ovviamente loro sono veloci, la moto è nuova. Aleix ha detto una cosa interessante. Aleix ha detto che la moto che hanno testato in Jerez era basicamente la moto del 2021. È che, olio importante, a Jerez loro hanno testato un chassis nuovo che subito lo hanno, come si dice, descartato. Esatto. Descartato, e questo dice Aleix che ha sido molto importante perché la Aprilia, sì, loro non avevano testato questo chassis, avrebbero seguito questa linea sbagliata. Al fare il test a Jerez e decidere che quello non era il cammino, hanno scelto un'altra strada e quella strada ha sido buona. Ok, tra l'altro, scusami, aggiungo che Davide chiede, Aprilia ha rinnovato il motore, rispondo io, anche di questo potete ascoltare il podcast che avevo registrato con l'ingegnere Albesiano, lo trovate su moto.it, Albesiano ha spiegato che è stato rifatto il basamento del motore, quindi la parte bassa del motore, e in più sono state fatte delle modifiche per trovare nuovi cavalli. Vai avanti con Aprilia, Manolo. Sì, è questo, sì, vediamo, è verità che Aleix ha fatto il tempo veloce subito la mattina. Lui ha partito per fare quello tempo e nel giro numero 4 dei 46 sembra che lui ha fatto il tempo. E Vignales ha fatto il suo tempo facendo un time attack alle fine. Sono altre che non hanno fatto time attack. Certo. Bastianini, lui ha 3 pneumatici morbido per domani. Mm-hmm. Per esempio, e per questo ecco cosa hanno detto i piloti Aprilia, che io non sono riuscito a sentirli, se tu ci racconti un attimo. Sì, nel caso di Vignales lui dice che ancora deve imparare a guidare la moto, che ancora non la guida di una forma naturale, che l'inserimento in curva deve essere è diverso da quello che lui stava abituato. Giovanni, basicamente cose che logiche, no? Cosa logica, che lui ha girato tantissimo, ma che lui sulla moto deve fare ancora Aleix sta molto contento. Papà mi piace molto. Ma... sì, anche lì. Ma basicamente è quello che tutto immaginavano. Nel caso di Aleix lui sta moltissimo contento con la nuova moto. Ah, dice che la moto è più facile da guidare, più dolce, molto agile. Nel cambio di direzione la moto è una moto completamente diversa da quella dell'anno scorso e sta nella strada buona. Ma te ripeto, pensa che per tutti gli altri piloti almeno la metà della giornata è per ritornare a prendere il feeling delle moto. Allora, Davide, che evidentemente è un grande tifoso dell'Aprilia, chiede se Aprilia ha ingaggiato nuovi tecnici di altre case e se Vignale e Spargarò rinnoveranno per il 2023. Allora, sicuramente Aprilia ha ingaggiato un tecnico che viene dalla Suzuki, per esempio, un ingegnere, che io avevo già visto a Jerez, adesso mi sfugge il nome, non so se... ma non lo sa di altri tecnici? No, non lo sapeva, molto interessante. Ecco, e secondo te Vignales e Spargarò rinnoveranno per il 2023? Io credo che sì, adesso loro hanno una dupla interessante, no? E sarebbe assurdo non continuare con la sfida di Vignales, adesso che lo hanno preso. E stando Vignales, Aleix è il compagno perfetto. Credo io che loro stanno... almeno per il 23 deve rinnovare questa dupla.
Sono d'accordo. Intanto c'è qualcuno che mi chiede di Morbidelli, allora Alex 46 nello specifico, allora sembra impossibile, ma abbiamo persino una scaletta più o meno, quindi Alex porta un attimo di pazienza che prima o poi parliamo anche di Morbidelli. Allora passiamo alla Suzuki, Suzuki che ricordiamola è terza in classifica con Alex Rins e settima con Joan Mir. Introduciamo l'argomento Suzuki con la domanda di Stefano. Manuel, come hai visto la Suzuki? Sembra che il nuovo motore funzioni. La Suzuki, te posso dire che per me oggi ha sido la moto più equilibrata. La moto è parlando con tecnici di altre case, mi hanno detto che sembra che sono quelli che sì, il campionato cominciasse oggi, quelli che stanno più pronti. Ah, addirittura. Sì, perché sin grandi cambiamenti hanno fatto un chiaro passo avanti e la sensazione che ha è che loro adesso già non stanno provando cose nuove, sino sistemando quello che hanno. Okay. E dopo c'è una cosa interessante, nel ranking di top speed, no? Di velocità, sì. La Suzuki l'anno scorso stava sotto, lì. Parte bassa della classifica. Molto bassa. Qui stanno già in mezzo. Ovviamente una Suzuki mai va a correre igual che una Ducati o che una Honda, ma i piloti stanno... È strano vedere due piloti dicendo no, stiamo soddisfatti con quello che abbiamo. Ok, e tra l'altro sì, allora vi vado a leggere quello che ha detto Mir. Allora, se riesco a leggere, perché questa, amici, è la mia scrittura, quindi asino di natura chi non sa leggere la sua non scrittura, lo legge, mi diceva mia mamma. Nemmeno un medico lo legge. Non lo legge nessuno, allora provo a leggerlo, però Mir ha detto è stata una giornata positiva, era necessario riprendere naturalmente la confidenza con la moto, ma sono contento per come sono andate le cose. Abbiamo due telai differenti da provare, è importante scegliere la strada giusta. Abbiamo un motore più potente, dobbiamo aggiustare l'elettronica per le novità che abbiamo fatto. E la chiusura, secondo me, è interessante. Ha detto: bisogna essere ottimisti. La Suzuki ha lavorato bene, è presto per dire qualcosa, ma sono fiducioso. Questo è quanto ha dichiarato Mir. Non so se Rins è in linea con quanto ha detto Mir. Sì, sì, l'ho sentito. Una volta di più Rins ha dimostrato essere più veloce a un giro secco che il suo compagno di squadra. Questo non è una novità. Rins ha caduto una volta. Ha caduto, sì. Perché? Ma lui ha detto che ha sbagliato in un punto e ha caduto senza maggiori problemi, senza perdere la fiducia alla moto. Lo che ti dico è la Suzuki dà una bellissima impressione, dà l'impressione del lavoro fatto, adesso manca pulire questo lavoro. E un'altra cosa che hanno detto i due piloti, noi abbiamo, sembra che abbiamo fatto il nostro lavoro, adesso dobbiamo vedere quanto lavoro hanno fatto le altre. Okay. Okay? Loro stanno contenti. Esatto. Perfetto. La prima giornata è positiva. Allora, parlerei invece adesso della Honda, perché vedo che arrivano tante domande sulla Honda. Allora, Ettore dice, Marquez tra i piloti Honda ha già iniziato a fare la differenza? E poi c'è Mauro che dice, la Honda ha fatto 337 km orari di velocità massima, però... dice lo speed trap è messo in un punto dove qualche pilota potrebbe già iniziare la staccata. Sì, questo è un eterno problema, che è chiaramente che c'è il punto di staccata. Ad esempio, se uno va a gas aperto e va dritto, fa di velocità massima, fa molto di più. Come è successo Marco, con Zarco a Qatar, che ha fatto quello 360 per ora. E anche Quartararo a un certo punto, dopo quando parleremo della Yamaha lo dirò meglio, però ha detto a un certo punto mi ero gasato perché avevo visto la velocità massima, la mia velocità massima molto in alto nella classifica, poi mi ero ricordato che ero andato dritto a quella. Allora la Honda, Marquez aveva
tre moto al box, l'unico ad avere tre moto al box, una moto 2021 e due moto 2022, come ci ha ben spiegato oggi Manuel Pessino nella diretta che abbiamo fatto questa mattina io e lui, non è una diretta ma insomma nel collegamento che abbiamo fatto. Allora, Marquez è caduto due volte, ecco qua ringrazio Fabrizio, questo non è Marquez ma è Pol Espargaró, non avevamo la moto, la foto di Marquez, però questo è per far vedere anche la nuova aerodinamica della Honda già vista a Jerez. Allora, il tuo commento su quanto visto in casa Honda e poi più nello specifico su Marc Marquez. La Honda deve, credo che abbiamo detto diverse volte, la Honda deve essere chiaro che ha cambiato completamente il concetto della moto. Il concetto vuole dire, e questo lo esplica Marquez perfettamente, loro devono imparare come guidare questa moto. Vedi la situazione, Marquez dice, io, il mio punto forte sempre ha sido l'inserimento in curva. Lui era imbattibile, era lì dove lui faceva la differenza. E lui ha detto, con questa moto io una volta ho intentato guidarla come la vecchia e è caduto. Lui è caduto due volte. Lui dice, una volta è caduto per un sbaglio mio, chiarissimo, ma l'altra volta era perché voleva guidare la nuova moto come l'anteriore, come la vecchia. E è imparato che non è possibile. Lui dice, con la nuova moto i tempi arrivano velocemente e c'è un potenziale chiaro. Ma lui dice, ma ancora non è imparato come approfittare questo potenziale. Lui deve, e lui dice, perché io le ho chiesto esattamente, ma tu sempre hai sido un pilota di avventreno, no? Avventreno, giusto. Sì. Adesso questa moto farà che tu cambi la tua guida, e lui dice, è presto perché dipendendo dal setup, questa moto si può guidare con l'avventreno o con la, il posteriore. Okay. E dipende, dice, dipende dal set, e lui dice, dice che ancora non ha capito, dice, è troppo presto. Troppo presto, lui dice, la moto è nuova. Io ho stato due mesi e mezzo fermi senza andare in moto, né motocross né trial. E sono tante cose al mismo tempo, no? Ma ecco, fisicamente come sta Manolo? Cosa ha detto della vista? Sì, lui fisicamente, lui dice, uno, ovviamente il mio problema questo inverno ha sido la vista, ma noi non abbiamo dimenticato il braccio. Lui parla del braccio. Ok. E lui dice che adesso lui, è interessante, lui stiamo lavorando con un gruppo sul braccio, lui parla di un gruppo nuovo e il punto è mantenere il performance del braccio tutta la stazione. Costante. Perché lui dice, costante, perché lui dice quando arriva la infiammazione, sube il dolore, come si dice, cresce il dolore e perde completamente la potenza del braccio. E questo okay. Loro, la idea è forse non stare al 100% per più mantenere il livello. Ok. Che forse non è il massimo, ma deve essere costante. Questa è il target che loro stanno lavorando. Ecco, ma invece, scusami, per quanto riguarda la vista, lui cosa ha detto? Come si è trovato oggi in pista? No, la vista sta bene e ovviamente la questione è, tu hai paura che con una botta questa può ritornare? E lui l'ha detto. La stessa domanda io l'ho fatto al dottore. E lui mi ha detto, può succedere domani, può succedere due anni. Ok. Sta lì, la opzione sempre è lì. Ok, intanto c'è Muhammad che dice forza Milan, e io dico forza Milan, ricordo che stasera alle 18 c'è il derby, caro Manolo, quindi sono già in tensione per il derby. Allora, e invece Pol Espargaró, come l'hai visto? Pol, lui continua il stesso discorso a Jerez, per lui questa moto le aiuta a... Devo spiegare, credo che l'abbiamo detto qui, Pol e Marquez apparentemente
sembrano guidare la moto della stessa maniera, perché le due sono super aggressive, sono aggressivi, ma Marc sempre ha sido un pilota di avventreno e Paul è di tutta la griglia forse il pilota che usa più il dietro. Esatto. E questa moto vuole cambiare la necessità di lavorare sull'avventreno, vuole fare una moto più neutra e questo è buono per Paul. Ok? E il motore va. Loro del motore non parlano, stanno super soddisfatti con il motore. Okay. E adesso è sistemare la moto, però soprattutto Giovanni, perché una moto così nuova e così diversa non è una evoluzione, non è. Loro non le piace parlare di rivoluzione, ma è una rivoluzione in casa Honda. Una rivoluzione. È una rivoluzione, assolutamente. Simone dice anche oggi Marquez è caduto, non pensate debba cambiare approccio? Mira, come la pensi? Il giorno che Marquez non è possibile. Lui può cadere 20 volte e non so, lui è lui. Non si può cambiare. Da 1 a 10 oggi Marquez, tu come l'hai visto? Così, come sensazione generale. Es que lui, io credo che lui non si può puntuare, no? Poner perché non si può catalogare, sì, perché loro stanno in un'altra fase, stanno cercando a capire la moto, come se va. Lui ha detto, per esempio, la stessa moto con un setup di perché una delle cose che loro stanno cercando di evitare è la flottabilità del dietro, che la moto quando la moto non stava sul piso, il posteriore. I movimenti, questo, no? La moto era esatto. E come il posteriore non stava sul piso, la moto non si fermava. Ok. Perché tu bisogna del freno motore, non solo dei freni normali. Ok. E adesso la moto pisa molto meglio e molto. E dà moltissima più fiducia. Perché Paul diceva: come noi non abbiamo certezza che succedia, che qual era il comportamento, tu devi staccare prima perché non sapevi che iba a succedere dietro. Adesso questa desconfianza non esiste più, fatta di fiducia. Ma questa toglie però fiducia a Marquez, secondo te? Claro, per questo Marquez dice che deve cambiare la guida. Io le ho detto, ma Marc, tu devi sacrificare il tuo punto fortissimo che era l'inserimento del curva. E lui ha detto, de momento sì. Ok, interessante. Beh, comunque io sono sicuro che ce la farà a sacrificare quello che serve per andare più forte e inventare un'altra cosa. Un'altra cosa, un inciso, hai visto al tecnico della Brembo? Ok. E loro stanno testando qui, hanno ricevuto il permesso della MSMA per testare dischi di 355 mm. Urca, adesso sono 340, ricordiamo. Adesso aveva due misure, 340 e 320. 320, sì. 340 era per circuito come Motegi, come Austria e come Sepang. Sì, ma ormai adesso, lo utilizzavano quasi dappertutto, 340. Alla fine, esattamente. E loro stanno testando e solo ha un set per ogni casa. Solo hanno un set. Okay. E basicamente tu sai per che circuito sono quelli 355? Per l'Austria, che sembra che il circuito più bestiale per il freno. E loro stanno lavorando con questo, oggi lo hanno testato alcuni, non so, domani investigo per sapere chi lo ha esattamente testato. Ok, intanto Antonio dice, mi sono appena collegato, come sono messe le Ducati, adesso ci arriviamo Antonio, abbiamo aspettato te per parlare della Ducati, quindi adesso... Perfetto. Adesso e Marco 93 dice, perché non fare direttamente i dischi da 360? Poi c'è anche un problema poi
di dimensione del disco all'interno del cerchio, quindi insomma cioè non puoi fare un disco grande così, perché una volta c'era stato, non mi ricordo quale casa che aveva fatto quel disco Exterior, praticamente sì, esteriore, ma alla fine non ha mai... E io le ho chiesto anche sul peso, perché alla fine è un peso sospendido, non so come si dice. Sì, una massa non sospesa si dice tecnicamente. Io ho studiato ingegneria. Perdona. E questo, questo ha tanta influenza nel cambio di direzione. Ma lui mi ha detto che è più sicuro, è meglio essere sicuri e la staccata che un po' di peso, no? Ok. Allora, direi che possiamo andare a parlare... prima di parlare di Ducati parliamo un attimo velocemente di KTM. Come hai detto prima, KTM non sappiamo bene su cosa abbiano lavorato. Abbiamo visto una carenatura nuova con delle ali sdoppiate, ovviamente classico stile Ducati. KTM che per il momento è abbastanza indietro in classifica, perché la prima KTM Binder 14esimo a un secondo e 4, Olivera un secondo e 5, entrambi sono caduti, e poi anzi no, abbiamo Raul Fernandez è 13esimo, quindi Raul Fernandez la prima KTM a un secondo e 3, mentre Gardner è 24esimo. Puoi dire, eccola qua, questa è la moto che abbiamo visto, però in realtà le alette anteriori sono cambiate rispetto a quelle di questa foto. Due cose sulla KTM, Manolo, se vuoi dirle, se no passiamo ad altro. No, del KTM solo posso dirti, solo ho conseguito parlare con Remy Gardner. Io veramente lui sta fisicamente, niente, il pulso, lui non può guidare la moto, sta lì. Perché forse in Indonesia lui c'era meglio. Ok, allora introduciamo l'argomento Ducati. Mauro dice: le Ducati hanno speso la giornata a provare materiale oppure sono più indietro del previsto? Perché gli unici ad emergere nei tempi sono stati Bastianini e Zarco. Bastianini è quarto e Zarco quinto, uno dietro l'altro. Allora, prima però di... No, anzi, sentiamo Manolo cosa ci può dire della Ducati. Della Ducati io posso dire che è un chiaro esempio di che succede quando una moto è nuova. Okay? Bastianini ha preso una moto che è andata benissimo l'anno scorso, che hanno tutti i dati del mondo, e sistemare la moto è facile. Con l'altra moto partono più o meno di zero. E questo è quello che è successo oggi. La Ducati dice che hanno lavorato sulla moto nuova per capire, per non capire, e si vede chiarissimamente. Un esempio chiarissimo, Giovanni, è l'esempio di Luca Marini. Certo. Luca Marini è stato fermo 5 ore. 5 ore fermo. 5. Per problemi tecnici. Di che tipo non lo so, però... Madre mía, per stare fermi 5 ore, il problema devia essere come il Vesuvio de grande, no? E succede per questo. Mira, ho trovato a Carlo Pernat nel paddock, okay? Ok? E lui mi ha detto una cosa che io suscrivo completamente. Dici, un pilota deve seguire una traiettoria. Un pilota deve cominciare con un tipo di moto, dopo avere una moto come quella che ha Bastianini, che già le aiuta a crescere un po' più, e alla fine, quando ha l'esperienza e la traiettoria, lui arriva. Ma un pilota senza esperienza, con una moto che non ha dati, soffre tantissimo. Esatto. Capisce? Luca ha due moto nuove dentro del box. Che è successo? Ha avuto un problema con la moto nuova, 5 ore nel box. Ok, giustissimo. Allora, quanto l'analisi di Pessino viene confermata da Pecco Bagnaglia, che adesso andiamo a sentire, ma prima di sentirlo volevo leggere Armageddon, chiedo scusa se l'ho letto male, perché mi fa una critica che non capisco. Eri tu, Zam, cioè io, che avevi detto nel test scorso che la carena, la KTM era posticcia, perché la presa dell'airbox era più piccola. Allora,
Io non mi ricordo se ho detto questo, può anche essere, ma non ho capito esattamente questa critica. Se ce la spieghi meglio, così la commentiamo meglio. Allora, andiamo a sentire, Fabrizio, andiamo a sentire l'intervista in diretta di Pecco Bagnaia. Alzate il volume. Ma lei è stato molto bravo oggi, sicuramente, indubbiamente. Sappiamo perfettamente che quella moto lì è una moto che vince gare, quindi si è trovato subito bene e ha fatto un bel giro quella lì. E noi sinceramente, a me, essendo il primo giorno di test, non mi interessa più neanche lontanamente guardare neanche la classifica. Per noi l'importante è acquisire dati, fare giri, cercare di capire le varie cose, perché come ho detto prima in inglese, il motore è nuovo, ma l'elettronica è la stessa di prima, quindi bisogna fare in modo che lavorino insieme un po' meglio. E ci stiamo concentrando su questo sicuramente. Di oggi abbiamo fatto solo passi in avanti, soprattutto negli ultimi run della giornata, e nonostante avessimo gomme comunque usate, andate, riuscivamo a girare costantemente sul 2.00 e mezzo, che non è male. Sicuramente con la moto vecchia saremmo andati più forte, questo senza dubbio, ma in questo momento ci dobbiamo concentrare su altro e alla priorità. E sono abbastanza contento di come è finita la giornata. Ecco, oggi è iniziata una stagione nuova, naturalmente, e inizia una stagione nuova dove tu sei uno dei protagonisti, no? Allora, volevo sapere qual è la sensazione di iniziare una stagione con delle ambizioni molto differenti rispetto a quelle passate della MotoGP. Grazie, Pecco. Ma secondo me in questo momento, essendo in test, non si sente molto questa cosa. Sappiamo tutti comunque che siamo forti, il potenziale sappiamo che è molto alto. In molti credono nel fatto che comunque io sia davanti, io sia veloce, lo credo anch'io. Però sicuramente questa cosa la sentirò di più magari in Qatar. Fino a lì fai fatica, perché sono stato talmente tanto concentrato nella preparazione e nel fatto che abbiamo una moto nuova da sviluppare, da portare ad essere competitiva più dalla vecchia che più della precedente, che non ho tempo sinceramente di pensare a nient'altro. Però è bello che sia così, sono molto contento, ho lavorato tanto per poter essere un candidato al titolo e quindi cercherò di sfruttarlo e goderlo il più possibile, perché non capita a tutti. Ecco qua, Pecco di fatto ha confermato la tua analisi, Manolo, questo è, no? Lavorare su una moto nuova è un po' differente che lavorare su una moto che è già pronta per vincere. E io sinceramente, poi ti lascio la parola, ho trovato Pecco come me lo aspettavo, cioè io oggi mi aspettavo esattamente questo da Pecco, quindi di vederlo abbastanza indietro in classifica, per niente preoccupato del tempo sul giro, soltanto concentrato naturalmente a ritrovare anche lui gli automatismi sulla moto, ma soprattutto a portare avanti lo sviluppo di questa nuova moto. Come la vedi tu? Sì, soprattutto sempre si deve considerare che il giorno 1 di una stagione che va fino alle fine di novembre, ok? E questo è sentendo a Pecco, non l'ho detto prima, però è basicamente quello che ha detto anche Mir. Il suo motore va bene, adesso deve sistemare l'elettronica. E le gare è così, tu sistema una cosa e un'altra che stava funzionando ha un problema, e questo le gare è un passo a chi, altro passo a chi, altro passo a chi, è così come funziona. E la Ducati, se la Ducati era buona a Jerez, era buona al finale della stazione, loro stanno tranquilli. Allora, adesso Manolo, però volevo coinvolgerti in una discussione. Allora, JJ dice: quest'anno vedremo podi tutti Ducati, e invece Michele dice: non è che Ducati rischia di perdere la bussola con tutte quelle moto in pista come la Yamaha nel 1999? Devo dire che io ho parlato di questo con Tardozzi. Ok. E lui mi ha detto: avere 8 moto in pista
è lo meglio che può succedere per gli ingegneri. Perché? Questa perché è la teoria, loro, infatti, di Dalegna anche. Esatto. Esatto, perché loro hanno dati di tutto tipo e con questi dati permette loro andare avanti più veloce che nel caso della Suzuki o dell'Aprilia che hanno due piloti. Almeno questa è la teoria. E sul papel, sul paper, sulla carta, è così, no? Assolutamente. Loro hanno chiaro qual è il suo pilota di riferimento, che io penso che adesso è chiaro, non come l'anno scorso, e con tutta questa informazione, amico, il risultato deve essere bingo, non può essere un altro. Ok. Allora, chi ha fatto bingo oggi è stato sicuramente Enea Bastianini, che da quando è salito sulla GP21, andava già fortissimo con la GP19, ma con la GP21 va ancora più forte, lo abbiamo visto a Jerez, lo abbiamo visto qui oggi, andiamo a sentirlo cosa ci ha detto prima della trasmissione. Grazie Fabrizio, se puoi mandare Bastianini. Enea, naturalmente siamo proprio all'inizio, ma c'è il rischio di montarsi la testa? No, quello mai. Non, grazie. Non è la categoria per montarsi la testa la MotoGP, perché comunque è imprevedibile un attimo che da primo puoi passare a decimo, quindicesimo, quindi non è che ci si monta la testa. Però sicuramente posso dire di avere un bel feeling con la moto fino adesso, e non abbiamo ancora toccato praticamente niente rispetto ai test di ieri. E quindi questa è una cosa importante, perché vuol dire che il setup che avevamo a nostro base è un setup che funziona e si adatta molto al mio stile. E come detto, sono contentissimo prima di tutto di essere tornato in moto, di aver provato il circuito della Malesia, che è veramente incredibile. Quindi dai, tutto bello finora. Ecco, quindi è un Bastianini molto motivato, in più, a parte, ha aggiunto anche che con questa moto può frenare molto più forte rispetto a quello che faceva con la GP19, e che il posteriore è molto più stabile, e questo dà una mano soprattutto quando bisogna usare le gomme nuove e quindi fare il tempo. Allora, a me Bastianini piace molto, piace come guida, mi piace come approccio, e anche, no, in questa risposta che ha dato, ma che montarsi la testa, qui in MotoGP passi da primo a quindicesimo che neanche te ne accorgi, no? E, cioè, mi sembra che sia veramente sul pezzo Bastianini. Sì, penso una cosa, adesso c'è una rivalità in Ducati, almeno tra noi, Bastianini-Martin, questo è chiaro, no? Per le due, lembrate che Sepang è la prima volta su una MotoGP, per le due, e per Luca Marini e gli altri rookie di questa stazione. Certo. E vedi la differenza di performance, uno con una moto che la moto che ha Bastianini ha massacrato la ultima parte della stazione scorsa, è una moto vincente, che hanno dati, che hanno pigiamino dentro del box, amico, e Bastianini che sta a un stato di fiducia, e lui si sente importante. Certo. I risultati sono lì, lui sembra che ha tutto in mano per andare forte. Certo, assolutamente. Intanto Aleci saluta dalla Bolivia, Alma Jadan mi dice che mi vuole bene, ti ringrazio Alma Jadan. Questo perché non te conosce, Giovanni, perché non te conosce. Certo, assolutamente. Allora, direi, passiamo alla Yamaha, lo facciamo, arriva giusto la domanda di Andrea, che dice: la Yamaha avrà compensato il gap di motore? Quest'anno la vedo dura per Quartararo, ci auguriamo di vedere un super Morbidelli. Allora, Quartararo, vi leggo sempre qua dal mio prezioso... La Bibbia. Cosa ha detto oggi Quartararo in sintesi? Ha detto: la moto 2022 è molto simile alla moto 2021. Non c'è una grande differenza di motore. Appunto, raccontato quella cosa, a un certo punto ero contento perché il mio nome... nella classifica della velocità massima era in alto, ma poi mi ero ricordato di essere andato lungo alla staccata, e poi ha detto: è chiaro che vorrei più cavalli,
ma non li possiamo inventare. Se li hai, meglio, se non li hai, devi adattarti a quello che hai. Ecco, a me è sembrato un Quartararo sempre velocissimo in pista, perché comunque è di gran lunga il miglior pilota Yamaha, però insomma forse si aspettava qualcosa di più dalla moto. Sì, no, è interessante perché tutti aspettiamo che la frase di Quartararo, sì, la Honda ha migliorato, ma lui non lo dice. La Honda, la Yamaha. La Yamaha, scusa, noi tutti stiamo aspettando, sì sì, la Yamaha, gli ingegneri hanno lavorato, ma ogni volta che lui si sede lì dice no, non è tutto così. Uguale, non c'è differenza, ma non lo dice con de momento, con acritud. Lui simplemente sì. Dice quello che ha, de momento non ha tensione, no? Nelle sue parole, ma non ha una cosa espressamente positiva. È vero. Anche Yamaha, se non sbaglio, ha provato qualche cosa di aerodinamica, se non ho visto male dalle foto, ma no, lo sai qualcosa? Sì, sì, credo che sì. Ah, aspetta. Sì, credo che ha sido lui che ha detto noi con l'aerodinamica stavamo cercando di ridurre il wheelie in uscita di curva. Mm-hmm. Ma ok, ganiamo lì, ma perdiamo ancora più velocità. Ah, ok. Quindi la moto sta schiacciata, ma non va, non fa strada. Claro, dice che credo, dice, per questa aerodinamica, Sepang non è il meglio circuito, perché qui non possiamo dare via un chilometro per ora. Allora, intanto vedo un collega, un lettore che si è collegato, Marcellino Lucchi. Io non so sì. Se stiamo parlando del Marcellino Lucchi, il grandissimo Marcellino Lucchi, collaudatore dell'Aprilia. Lui dice 5 anni che la Yamaha non riesce a migliorare, dove sarà il problema? Allora, se sei quel Marcellino Lucchi ti saluto con piacere, se sei un altro Marcellino Lucchi ti saluto però anche con altrettanto piacere, naturalmente, con un po' di meno, con un po' Marcellino Lucchi, ricordiamolo che è un collaudatore che ha vinto un gran premio 250 davanti ai piloti ufficiali. Ecco, 5 anni che la Yamaha non riesce a migliorare, dove sarà il problema? Perché non risolvono questo problema, secondo te, Manolo? Io credo che scusatemi, questa è più una domanda da fare all'ingegner Bernardelle. Comunque, scusami, Manolo. Sì, no, però io credo che tu, l'hai detto ieri le parole di Meregalli, no? Di Meregalli. Tanto scusami. Marcellino Lucchi dice ciao Zamo, sono io, grande Marcellino. Marcellino, grande, grande, mi fa veramente piacere sentirti. Allora, prometto che farò un podcast con Marcellino Lucchi, perché Marcellino Lucchi è uno che ha da raccontare un sacco di cose. E se siete appassionati di biciclette, andate a Cesena al suo negozio di biciclette, perché è un negozio dove ci si va veramente volentieri. Scusami Manolo, ti ho interrotto. Qual è l'assunto? No, stai dicendo che Meregalli ha detto, ricordate che ti ha detto a te o ieri ha detto che quando la Yamaha ha cercato spingere sul motore ha fatto un disastro per questo, ma con tutti quelli critiche 5 anni, ma ha vinto l'anno scorso e l'anno prima ha finito secondo. La moto comunque è equilibrata. Intanto stanno arrivando un sacco di complimenti per Marcellino. C'era la vittoria di Lucchi, dice Nick, ho qui ancora la foto, il primo vero pilota collaudatore. Grande, grande Marcellino, mi fa piacere, mi fa veramente piacere sentirti via telematica. Allora, volevo introdurre però l'argomento Morbidelli, perché Stenix 94 dice l'unica delusione è stato Morbidelli. Allora, Morbidelli ha chiuso effettivamente indietro 21esimo a 1 secondo e 7. Secondo me però bisogna stare un attimo tranquilli a dire che è una delusione. Andiamo a sentirlo, l'intervista purtroppo è un po' disturbata, però il senso si capisce. Fabrizio, se puoi, manda in onda l'intervista a Franco Morbidelli. Sì, sì, la moto è migliorata. Io comunque il mio commento sulla moto dell'anno scorso non sarebbe tanto accurato, sicuramente, perché comunque l'ho guidata mezzo anno e hanno
senza servizio, veramente. E, però quando immediatamente quando sono salito sulla moto oggi mi sono sentito, diciamo, a mio agio subito fisicamente, e ho potuto subito cominciare a provare i nuovi pezzi e sono andati tutti meglio. Piccoli step avanti, ogni pezzo che mettevamo faceva dei piccoli step avanti, proprio in pieno stile Yamaha. Siamo andati sempre meglio. Adesso dobbiamo lavorare un po' ancora sul setting, dobbiamo migliorare il setting soprattutto, dobbiamo trovare un setting che mi permetta di essere veloce con le gomme nuove e anche un po' più veloce con le gomme usate, perché no? E poi potremo provare anche un telaio diverso, se mi sentirò bene domani sulla moto lo proveremo di nuovo. Stiamo lavorando per migliorare la performance, sono dei lavori in corso. Ecco, un po' disturbato, però insomma i concetti si sono capiti. Allora, quelli fondamentali: uno, fisicamente sta decisamente meglio e ha potuto pensare solo a guidare, quindi questo è un aspetto molto importante che ci interessava molto. Seconda cosa che lui ha detto: i passi in avanti sono stati fatti, lui ha detto, in classico stile Yamaha, quindi piccoli passi, piccoli miglioramenti, ma questo è lo stile Yamaha di fare le corse. E l'altro aspetto, ha detto, deve provare un telaio differente e deve essere più efficace con le gomme nuove. Questa è un po' la sintesi di quanto ci ha detto Franco Morbidelli prima. Come lo vedi tu, Manolo? Non so se hai avuto modo di vederlo, se fisicamente... Abbiamo parlato con lui e la prima cosa che ha detto è: il mio ginocchio va bene. Prima di noi fare qualche domanda, il mio ginocchio va bene. E dopo stava sentendo quello che lui ha detto e sinceramente per me suona triste che loro stanno parlando basicamente di aggiustare il setup. E mi sembra troppo poco per la situazione, no? E non si parla di no, vamos a provare cose importanti, no. Dopo del primo giorno si parla di lavorare sul setup, mi sembra un po' triste, un poco povero, non lo so, vediamo. Ma dico in Yamaha, e Franco, pensate che Franco l'ultima volta che lui ha guidato una moto in condizione normale era primo de Assen dell'anno scorso, primo de Assen, stiamo parlando del mese di maggio dell'anno scorso. Di giugno, sì. Per quello che dico, stiamo un attimo tranquilli. Intanto c'è Marco che scommette un euro, lui dice Mirin Yamaha nel 2023, Quartararo in Honda nel 2023, ci scommette un euro. Secondo me lo perde questo euro. Accetto la scommessa. Va bene, allora chiudiamo dicendo di Dovizioso, anche lui piuttosto indietro, 23esimo, staccato di un secondo, 971. Ho sentito molto velocemente Dovizioso, insomma, secondo me si prospetta una stagione molto complicata per Andrea. Devo dire che mi sorprende che Manolo abbia fatto quel tempo e Dovizioso faccia così fatica. Ricordiamolo che quando sono stati compagni di squadra Dovizioso, Cracciolo, sia in Yamaha prima, poi in Ducati, non c'è mai stato paragone tra i due. Vuol dire, Dovi era molto più veloce. Giovanni, qui nel circuito di Shalam c'è la curva 8, la curva quella che dopo che un angolo di 90 gradi, dopo di quella velocissima, è a occhi vista, che è una cosa difficile con questi ragazzi, lui e la staccata non è pulita, la staccata in quella curva che è una staccatona, lui lì non va e si vede, non bisogna cercare la telemetria, si vede con le occhi a pista, e lui ha quella difficoltà che abbiamo visto, lui deve riciclare completamente la staccata, completamente
completamente. Ok. Sembrava, Giovanni, sembrava, scusa, vai. L'ultimo, io stavo a piedi pista con altri colleghi e io non se dico una stupidez, però una in più, vai. Ma sembrava che lui fermava troppo la Yamaha. Sabe, la fermava boom. E dopo la uscita... Domani glielo chiediamo. In esa curva, quando in un momento che io stavo lì, stava in pista la KTM, la Suzuki, quando la Ducati usciva da quell'angolo, Giovanni, era come un'esplosione brutale. Vederlo, Martina, sì, vederlo ti dà la vita, ti dà gusto. È vero. Sono d'accordo. Allora, intanto Francesco dice: mi sono perso la diretta. Non ti preoccupare, Francesco. Vai sul canale YouTube di Moto.it e trovi tutte le dirette che abbiamo fatto io, Manuel Pessino, e anche tutte le altre naturalmente di Moto.it. E invece, sia Almageddon, chiedo sempre scusa per la pronuncia, che Marco chiedono se sai qualcosa delle previsioni del tempo per domani. Bueno, oggi stava previsto pioggia e non ha avuto una goccia. Speriamo che sia così. Ok, cosa ti aspetti dalla giornata di domani, Manolo? Ho parlato con Piero Taramasso della Michelin, okay. E lui mi ha detto che loro si hanno trovato con un circuito non sporco, bene, e con più gomma in pista dopo di questa giornata, più gomma che ha lasciato le moto, domani saranno abbastanza più veloci, secondo la Michelin. Ok, e allora quando ci vuole ripropongo la domanda, mi interesserebbe, secondo voi, in base a questi primi test, i valori in campo sono ancora quelli che abbiamo visto a fine campionato? Manolo, quando ha fatto la sua classifica all'inizio della trasmissione, ridillo velocissimamente, Manolo, cioè due case sono migliorate molto, vai tu. Due case sono migliorate molto, che sono la Honda e l'Aprilia. Io, con rispetto a quello che c'era, okay? Certo. Una che ha migliorato, che è la Suzuki, e due che stanno nella situazione che stavano prima, che non vuol dire che era né buona né mala, però stanno allo stesso livello che c'erano alle fine della stagione scorsa, che sono la Ducati e la Yamaha. Sì, questa situazione le basta, la Ducati l'anno scorso al finale le bastava questa situazione per vincere le gare. Certo. Alla Ducati. Adesso gli altri hanno dato un passo avanti, vediamo se è abbastanza o no. E KTM, domani saremo più precisi. Allora, ricordo gli appuntamenti di domani. Allora, ricordo intanto il mio podcast che uscirà domani, ci tengo molto, a tutto gas, fatto con Marco Bezzecchi, che spiega cosa vuol dire per un debuttante guidare una MotoGP, le differenze con la Moto2, con la Moto3, eccetera, eccetera. Insomma, credo che sia interessante. Quello lo trovate online domani mattina. Domani, sempre intorno alle 8:30 italiane, faremo un punto della situazione io e Manuel Pessino, una decina di minuti per spiegare cos'è successo nella notte italiana, nella mattinata in Malesia, e poi alle 14:30 di nuovo la diretta con Manuel Pessino da Sepang. Dico bene, Manolo? Facile. Ecco, poi oggi abbiamo avuto un problema tecnico con il live, con l'aggiornamento del live. Mi hanno assicurato i tecnici che, siccome è cambiata l'impaginazione di Moto.it, insomma sono cambiate alcune cose, c'è stato questo problema tecnico. Manolo ha lavorato duramente, ma purtroppo si è visto poco il suo lavoro, ma domani potrete trovare il live su Moto.it, quindi Manolo vi racconterà in diretta quello che sta succedendo. Ora capisco, Moto.it è come la Ducati, fa una rivoluzione e deve sistemare il setup. No, il problema è che di solito la diretta la faccio io, e quando la faccio io funziona tutto, l'hai fatta tu. Quando la fa in spagnolo non funziona niente, nulla. È successo un casino. Benissimo, amici appassionati, io ringrazio Moto.it per la passione e lo spazio che dedica al Moto Mondiale. Ringrazio tantissimo Fabrizio Bratelli in regia. Grazie Fabrizio, ti ho fatto impazzire con i miei audio, ma sei stato preziosissimo come sempre. Grazie Manuel Pessino, buonanotte. Ciao. Adios. A tutti.
Ciao, e forza buona vita per oggi. Ciao.